Se noi vogliamo tenere conto di quando possiamo avere il massimo giovamento da un punto di vista estetico e sociale, dobbiamo tenere presente che è raro che ci sia una donna intorno ai 45 anni che non ha bisogno di tonificare il viso. Ora, se teniamo conto che un lifting toglie almeno 10 anni dal viso, a 45 anni togliere 10 anni vuol dire tornare a 35 e quindi intanto cambiare categoria, da signora si ritorna ragazza e poi rivivere due volte da 35 a 45 come estetica. E sicuramente è molto più soddisfacente rivivere due volte da 35 a 45 che due volte da 50 a 60, anche se anche quello può essere il suo interesse. Vedete, queste sono tutte persone giovani in cui vedete che pur essendoci un cambiamento molto meno evidente che sulle persone con più anni, però cambia proprio l'aspetto, cambia lo smalto del viso. Il viso ritorna quello di una ragazza, anche perché a quell'età la pelle è molto più tonica, è ancora una pelle giovane oltretutto. Ma poi si può eventualmente fare una seconda volta? Assolutamente. Il lifting può essere ripetuto dopo 8-10 anni, teoricamente il viso è ritornato a come prima del lifting e quindi possiamo ripeterlo e avere di nuovo un risultato. Però ecco, secondo te il momento migliore, tra virgolette, è quei 40-45 anni? Ma allora è come se, qual è il momento migliore per avere la Ferrari? Quando hai 30 anni o quando ne hai 60? Sempre, in realtà sempre, però effettivamente si uniscono un po' due cose, un po' l'esperienza con un aspetto decisamente più giovane.